Grazie per l'invito, ringrazio molto Arbus per aver organizzato e Sel Arbus per aver organizzato questo dibattito stasera e non smetterò mai di ringraziare il Comitato Gettiamo le Basi per aver dato una grossissima, un'enorme spinta nella conoscenza, nell'approfondimento di quella che è stata la militarizzazione in Sardegna e la necessità di liberazione. E dico che non è più pensabile avere ancora dei dubbi, avere ancora la necessità di andare a studiare, di verificare ancora se tutto quello che è stato proposto in modo prepotente nella realtà sarda, proprio come modelli di sviluppo che hanno creato sviluppo a tutti tranne che a noi purtroppo hanno creato ben altro. Quindi mi riferisco a tutta la militarizzazione eccessiva, a parte che il fatto che noi non vorremmo nessun tipo di militarizzazione nel nostro territorio, perché va contro i nostri principi etici, noi siamo contro la guerra e va contro la vocazione della nostra cultura e del nostro ambiente. Se noi oggi siamo piegati dalla povertà è perché noi non abbiamo avuto mai l'opportunità di scegliere, ci hanno scelto altri per noi, per cui lo Stato è una figura veramente, è una presenza ingombrante, perché è molto presente lo Stato da noi. È presente con la militarizzazione, è presente con l'industria di Stato, è presente con i tagli, è presente quando deve saccheggiare. Stranamente è assente quando invece dovrebbe essere presente. Sulla situazione della scuola pubblica, sulla situazione della sanità pubblica, sul diritto di vita e di esistere di un popolo. Perché tutte le volte che lo Stato si muove è per opprimerci, e ci accusano che siamo pochi, questa è un'accusa che ci fanno come se fosse una colpa, siete pochi, quindi non avete diritto di vivere, dovete scomparire. Io credo che le scelte che si stanno facendo a livello di Parlamento italiano sono inquietanti, ogni tanto si inventano delle grandi novità, anche queste commissioni che trattano l'argomento trovando che vogliono spacciare certe scelte come soluzioni del problema, quando invece non si tratta assolutamente di soluzioni. Io ricordo di aver avuto anche una diatriba con un ex sottosegretario alla difesa, vergognosamente sardo, e che è il figlio di Cossiga, per dire, che disse: no, ma sta Zuncheddu che continua a disturbare, che dice eccetera eccetera, che è diffidente, perché tutto nasceva per il fatto che PDL e PD presentarono una mozione bipartisan dove praticamente dicevano, per l'ennesima volta, a distanza di decenni di indagini epidemiologiche e così via, no, ma se davvero dovessimo scoprire che tutta la militarizzazione in Sardegna è dannosa per l'ambiente, dannosa per le popolazioni, beh allora nel momento in cui noi scopriremo questo, chiuderemo. Era l'ennesima bufala, questa storia ce la stanno raccontando da sempre, non è più tempo di indagini epidemiologiche, ne hanno fatto tante investendo soldi in modo ambiguo, sbagliato, che non sono arrivate, la soluzione noi la conosciamo, e che siamo in una situazione altamente ammalata, perché l'incidenza di tumori, e guardate bene che io non intendo parlare dell'aspetto della salute, lo do per scontato, è tragico. E ci dicono che noi siamo ammalati, che forse nasciamo un pochino così con alcune predisposizioni. Io ricordo, voglio riferire anche un'esperienza portata in sede di consiglio regionale, quando io presentai una mozione per la chiusura radicale dei poligoni in Sardegna, però cerca di addolcirla, se no è difficile, se no viene bocciata, dovevo anche addolcirla. Morale, nasce un ordine del giorno. Questo ordine del giorno, in un momento in cui sulla Sardegna puntava agli occhi l'Europa e il mondo proprio sul dramma della militarizzazione, la massima assemblea dei Sardi, il Consiglio regionale, vota l'ordine del giorno con 22 a favore e 22 contro, una brigungia, che vuol dire che la massima assemblea dei Sardi non prende posizione su un dramma di queste dimensioni, ci pensano gli altri a risolvere i nostri problemi. Uscirono dall'aula alcuni del PD
è un nome illustre del PD, molto leader, restò in aula e non votò. Allora, siccome non siamo scemi, io vorrei che si facessero un attimino anche i confronti di quello che è stato fatto in quell'occasione e di quello che si dice sotto le campagne elettorali. Scusate se io sono molto diretta, sono abituata a parlare così. Adesso si cerca di cavalcare tutto la storia delle servitù militari in Sardegna, ma magari si facessero anche sotto spinta elettorale, magari fossero sinceri nel fare queste cose. Il fatto è che continuano a imbrogliare, e imbrogliando e dicendo ma no, adesso risolviamo, chiudiamo qui a questo, chiudiamo l'altro, ma lasciamo in vita della favola, si vuole salvare Quirra. Perché c'è la tendenza a salvare quello che è il poligono più grosso a livello europeo, 12.000 ettari sono sindaco, 13.400 figure. Quindi vogliono salvare quello che è il poligono più vasto a livello europeo e quello più utile, perché continuerà a servire per mille ragioni, per scopi militari, continuando a fregare i sardi. Io sarò brusca, ma dico che noi dobbiamo batterci perché si chiuda, perché si avvino le bonifiche, anche se è drammatico, è facile dire bonifichiamo. Quando la difesa ha il coraggio di dichiarare che la penisola di Teulada non è più bonificabile, che razza di notizia è questa? E che cosa ci vogliono dire? Che dobbiamo morire e che quindi sarà interdetta per sempre? Che cosa dobbiamo dedurre noi? Che li perdoniamo, li lasciamo ancora un pochettino a Quirra? Io dico che qui dobbiamo veramente reagire, ma visto che la classe politica è lenta, mi ci metto dentro anch'io, forse sono lenta anch'io, ma io più di questo non posso fare, però sì, più di questo non posso fare. Però noi siamo lenti, cerchiamo, io ho avuto l'appoggio e ho lavorato, devo dire, in tutti questi anni anche all'interno del gruppo misto attualmente con SEL, che sono stati quelli più sensibili a questo tema, quelli più sensibili, che hanno appoggiato mozioni, eccetera. Con gran fatica abbiamo lavorato. Però io dico che oggi, alla luce dei risultati inconcludenti, ci vuole una presa di posizione generale, cioè la gente si deve ribellare, i sardi si devono ribellare, perché anche quando noi parliamo di sovranità, la sovranità è un termine molto importante. Parlare di sovranità vuol dire oggi parlare di indipendenza, ma cercano di imbrogliarci anche su questi ragionamenti, perché adesso si parla di sovranismo, tutti i termini inventati. Io sono per uscire dagli imbrogli. È chiaro che io non credo che sia possibile un processo di indipendenza per gestirci noi da soli oggi. È una cosa molto lunga questa. Ma dico che dobbiamo iniziare da qualche cosa. Una delle prime battaglie su cui noi dobbiamo impegnarci proprio per la sovranità è una delle diverse importanti, è proprio sul fronte della smilitarizzazione. Bisogna smilitarizzare, bisogna bonificare tutto quello che è bonificabile, bisogna rinaturalizzare i nostri territori e poi bisogna seguire le nostre vocazioni. E quando decidiamo anche di fare questi discorsi, è vero che non dobbiamo usare slogan, non possiamo dire bonifiche e turismo. Il turismo va anche considerato in un contesto di trasporti che ci mancano, e questo è un altro bel tema sulla nostra sovranità. Ci hanno chiuso in una gabbia come topi e non abbiamo avuto la capacità di ribellarci, perché oggi mai quanto oggi siamo stati isolati dal mondo, siamo stati isolati dal Maghreb. Per arrivare in Tunisia ci impieghiamo oggi, se vogliamo andarci in macchina, 4 giorni, perché ci costringono ad andare a Porto Torres, poi a Genova, soste di 12 ore a Genova, partenza per Palermo, sosta obbligata a Palermo per altre 12 ore e dopo 4 giorni si arriva a Tunisi. Ma che prospettive abbiamo noi? Noi è con la Nord Africa che ci dobbiamo confrontare, ci hanno chiuso e nessuno dice nulla. Per arrivare a Tunisi, che ha quante miglia? 7 ore di navigazione in diretta, 4 giorni, quindi questo è un altro test su cui dobbiamo abituarci a fare delle riflessioni complessive sulle nostre cose.
ma andare dritti dritti senza farci ingannare più. E quando ci raccontano le storielline delle commissioni che decidono per noi, che sono tutti contenti come topi che danzano perché hanno trovato una soluzione, io diffido. E mi dispiace doverlo dire per l'ennesima volta, mi dispiace davvero, perché non lo faccio con cattiveria, ma lo faccio con preoccupazione. Sono preoccupata per l'azione politica che i parlamentari sardi stanno facendo nel Parlamento italiano. Qui non si difendono gli interessi dei sardi, non si difendono gli interessi della nostra gente, dei nostri giovani che sono morti di guerra e che ancora fanno le storie perché bisogna trovare il nesso, ma non è sicuro se questi sono morti per ragioni legate alla militarizzazione e alla forte esposizione che hanno fatto, anche servendo una patria che non è la nostra, che è l'Italia.